Mister, sconfitta di misura, come ha visto questa partita? È bastato un gran gol, sì, nel primo tempo, poi magari qualche imprecisione sul finale, ci avete comunque provato fino all'ultimo. Beh, penso che hanno fatto una partita piena vista, ben chiara la situazione, nel senso che ha fatto un gran gol il loro numero 10, gli abbiamo fatto scoprire la palla un po' facilmente, poi ha trovato questo tiro, penso che sia stato quello e una punizione che hanno fatto, gli unici due tiri verso la nostra porta, mentre noi penso che abbiamo buttato via solo nel secondo tempo almeno 6 occasioni da gol nitide, per cui diventa difficile quando giochi a una porta sola e non fai gol, diventa difficile raddrizzare le partite. Un treno di squadre raccolte veramente in pochissimi punti, in zona playoff questa è la possibilità anche che dà questo girone di riprendersi subito. Sì, per forza, perché comunque la prestazione anche a livello di gioco l'abbiamo fatta, perché altrimenti non arrivi a calciare in porta così tante volte. È logico che oggi erano 3 punti fondamentali per stare attaccato al treno, perché comunque ci sono tante squadre che vogliono arrivare nei playoff, è un girone molto combattuto, per cui dovremmo essere bravi a non perdere più partite del genere. Mister, una bella vittoria, un campo difficilissimo, una prodezza di Mammetti, poi tanta difesa, tanto gruppo. Noi quello che dobbiamo fare, da qui fino all'ultima dobbiamo lottare su ogni pallone, ogni partita è una battaglia. Sapevamo oggi che era una squadra soprattutto in casa difficile da affrontare, sono forti, hanno forse uno dei migliori attacchi, per noi l'importante era non prendere gol, poi siamo riusciti a farlo e giustamente ci siamo difesi fino all'ultimo con i denti. Dicevamo anche in fase di commento, pochi gol in trasferta ma hanno sempre portato grandi risultati, anche la dimostrazione per l'appunto che il gruppo c'è. Sì, no, il gruppo non c'è mai, c'è sempre stato, ripeto, noi nella situazione come stiamo la prima cosa è non prendere gol, poi dopo quello che viene in più lo lottiamo fino alla fine.